Allora, riprendiamo il nostro percorso sul barocco. Avevo trovato tra i materiali online del nostro libro questi due piccoli frammenti di articoli critici, di saggi critici sul barocco che ho collocato nella cartella appunto generale, no, dedicata al barocco e al Seicento, quindi voi andate come al solito in quarta di italiano, barocco, prima di entrare nelle singole sottocartelle, trovate appunto questa pagina, che in realtà sono due frammenti che comprendono due piccolissimi stralci, uno di Carlo Calcaterra, che in realtà ancora negli anni 60 fu uno storico che sviluppò molto l'analisi del barocco, e l'altro invece importante, Arnold Hauser, che è in realtà uno storico dell'arte, che però si dedicò principalmente agli aspetti sociali dell'arte, quindi non tanto agli aspetti tecnici, no, della pittura, della scultura e neanche agli aspetti prettamente figurativi, ma proprio al fenomeno della produzione di opere d'arte come fenomeno sociale, quindi legato sia al discorso della committenza, cioè chi sono coloro che chiedono di produrre, di realizzare opere d'arte, sia legato appunto come dire, alla rappresentazione della società che l'arte esprime. Ma e quindi che in particolare in questo suo saggio, che riguarda in realtà tutto il percorso dell'arte europea, nel momento in cui si concentra sul Seicento barocco, fa questa osservazione interessante. Qui interessante proprio l'approccio che si collega a quanto dicevamo prima: due volti del barocco, crisi conoscitiva, perché il barocco risente, no, di queste novità, di questo senso di mistero, di abisso, in questa esplorazione di mondi nuovi che sono sia il macrocosmo, no, planetario, sia il microcosmo che con i microscopi si può andare a vedere, no, a esplorare. Quindi ciò pone in crisi le certezze, le autorità e quindi pone in una condizione quasi di mistero, di ignoranza, di sospensione, di incertezza. E in secondo luogo, appunto, arte dell'infinito, cioè l'arte dell'infinito, che vuol dire la capacità, a partire magari, come accennavo prima, del nulla, la capacità di creare catene, per esempio, infinite di metafore, oppure proprio dare l'idea, anche qui, come dire, dello smarrimento di fronte all'infinito. Faccio solo riferimento ad un paio di osservazioni. Per la filosofia del Rinascimento, tutto un modo di conoscere aveva a poco perduto il suo equilibrio, e la nuova gnoseologia vuol dire appunto modalità, scienza del conoscere. La nuova gnoseologia non aveva ancora acquistato chiara e sicura consistenza. Il barocco fu, allora attenzione che questo è un saggio, mi pare, degli anni 60, quindi anche lo stile espressivo è un po' retorico e ci sembra un po' arcaico. Il barocco fu la nuova architettura dell'anima, cercante il suo volto tra senso e intelletto, tra istinto e ragione, immaginazione e logica, carnale e spirituale, naturale e sovrannaturale. Al di là di queste catene, no, di opposizioni, qui c'è per un verso la fase di transizione di un tasso, no? Anche lì il carnale e lo spirituale, l'istinto, ciò che è emotivo, ciò che è irrazionale, l'immaginazione, e invece la necessità di darsi dei parametri logici, razionali, no? L'ancorarsi a ciò che è verosimile, ma anche la necessità, se non altro per una ragione di interesse, di piacevolezza, di andare a toccare l'aspetto sovrannaturale. Quindi con Tasso noi abbiamo, come sempre, la transizione, col barocco abbiamo davvero lo smarrimento, la perdita di parametri precisi. Da qui il tentativo, ovviamente, della Chiesa invece di ridare questi parametri in senso sempre più rigoroso,
stringente e anche piuttosto vincolante. Gravissimo errore è credere il linguaggio mutevole del 600 una pura bizzarria ingiustificata, un frullamento improvviso di ali capricciose che inseguono metafore, antitesi, bisticci pur di mostrare stravaganza. Ecco, questo è il punto che mi interessava di più. Allora, noi abbiamo detto, con Marino specialmente, noi incontreremo una volontà di stupire che può sembrare spesso fine a se stessa. Stupire per stupire, no? Attraverso giochi, l'abbiamo detto, il cosiddetto concettismo, attraverso giochi intellettualistici, cervellotici, a partire dalla metafora, giochi cervellotici che stupiscono e in questo stupore creano piacere, no? In realtà questa ricerca di stravaganza, questa rottura di ogni tipo di equilibrio, questa volontà di libertà creativa assoluta contro ogni regola, contro ogni criterio appunto di equilibrio, non è così, no? Non nasce dal nulla, nasce proprio da questa condizione quasi di smarrimento e di sospensione, di crisi conoscitiva. Il barocco, dice, è una forma speciale di vedere. I modi di conoscenza che prevalgono in ogni età stanno intorno alle anime come le trasparenze impalpabili di speciali condizioni di luce. Vedete, queste, a sua volta è un po' barocco anche lo stile di questo critico, no? La fantasmagoria delle metafore, delle antitesi è dovuta nel 600 al duplice, triplice, molteplice aspetto che la realtà prende nell'anima, la quale, al di là dell'empeiria sensoria, cioè dell'esperienza dei sensi, non è più certa del vero creduto per convenzione. La poetica del mirabile è lo sforzo dell'ingegno che con ampie volute, cioè con ampi giri, no, intellettualistici, richiami antitetici, trasposizioni immaginose, tenta di superare le contraddizioni conoscitive e ideale. Tutto è diventato difficile, difficile innanzitutto da conoscere e quindi poi da esprimere, perché è avvenuto un cambiamento di prospettiva. Allora ecco che si cerca un linguaggio nuovo, un linguaggio che non è più ancorato, no, al razionale, e che cerca di far intravedere attraverso il gioco delle metafore, come dire, il trasformarsi della realtà, questo carattere appunto un po' fluido, sempre cangiante della realtà. La realtà non è più inquadrabile in categorie precise. Il linguaggio figurato, acuito fino all'estremo della sottigliezza, appare l'unico linguaggio proprio, perché è il solo che sembra conciliare gli aspetti più contrastanti delle cose e possa, contro la secchezza rigorosa del sillogismo, cioè del ragionamento logico, avvicinare modi opposti dell'essere. Ecco, al di là, ripeto, dello stile a sua volta un po' barocco di questo critico, questo deve essere un concetto su cui dovete fare davvero uno sforzo di comprensione. Questa ricerca spettacolare di meraviglia coglie la mutevolezza del reale, coglie una sorta di mistero profondo che si cerca di rendere intuendo, per esempio, attraverso la metafora, questi collegamenti, queste corrispondenze tra aspetti del reale così diverse, andando ben oltre quello che è il puro livello razionale, logico della conoscenza. Guardate che questo concetto, questa idea, la ritroveremo, anche se poi magari le forme espressive saranno diverse, ma lo ritroveremo come tipico del decadentismo, cioè di quel fenomeno, no, culturale, artistico, che arriverà a cavallo tra 8 e 900. Anche lì la crisi delle certezze scientifiche del positivismo porta a questa sensazione di smarrimento, a questa sensazione di mistero che ci avvolge, e di fronte a questo mistero non si può più
non ci si può più affidare esclusivamente alla ragione, bisogna cercare altre forme di conoscenza. Per esempio, appunto, qui attraverso, sempre attraverso l'uso dell'intelletto, ma un intelletto esasperato nella ricerca di questi misteriosi collegamenti tra le cose. E l'altro aspetto, così la finiamo, questo aspetto del brivido di fronte all'infinito, no? L'eco degli spazi infiniti, l'intima unità dell'essere, pervadono tutta l'arte barocca. Simbolo dell'universo diventa l'opera d'arte nella sua totalità come organismo coerente, vivo. Ognuna, come i corpi celesti, rimanda a un'ininterrotta concatenazione. Ognuna contiene la legge del tutto. In ognuna agisce la stessa forza, lo stesso spirito. Ecco, qui è un discorso che diventa un pochino astratto, questo dell'opera d'arte, no? Allora, qui e fa riferimento specialmente all'arte figurativa. Le repentine diagonali, gli scorci prospettici, gli effetti di luce, pensate a Caravaggio, tutto esprime una possente, insaziabile brama di infinito. Ogni linea conduce l'occhio lontano, ogni forma in movimento pare che voglia sorpassare se stessa. Ogni motivo rivela una tensione, uno sforzo, come se l'artista non fosse mai del tutto sicuro di riuscire veramente a esprimere l'infinito. Ecco, è un'interpretazione un po' particolare di questa ansia di infinito, che però diventa ansia anche di movimento, rispetto appunto alle linee sostanzialmente statiche, equilibrate e statiche dell'arte figurativa rinascimentale. Qui abbiamo invece il senso vorticoso del movimento. Vabbè, questo era un po' uno spunto che ci porta anche in direzione, no, dell'aggancio all'arte figurativa. Ma torniamo al nostro campo più diretto, in particolare torniamo al nostro Marino e all'Adone. L'altra volta avevamo indicato, sulla base di qualche minima nozione del libro, avevamo indicato quelle che sono i caratteri anche della personalità di Marino. Adesso concentriamoci sull'Adone, che avevamo soltanto accennato l'altra volta. Allora, sul vostro libro avete innanzitutto una piccolissima scheda di riassunto azzurrina a pagina 75. Ripercorriamola rapidissimamente, anche perché l'avevamo già accennato, la storia, la vicenda è paradossalmente la componente meno importante di tutto l'Adone, che è invece un incastro continuo, davvero una fantasmagoria di digressioni, di descrizioni, di pause narrative, perché appunto la vicenda di per sé sarebbe estremamente esile, minima. La storia qual è? Per una vendetta di amore, Venere si innamora di Adone, giunto a Cipro, sede della dea. Con la guida di Mercurio lo conduce, cioè Venere conduce Adone, all'interno del suo palazzo, dove ci sono 5 giardini che rappresentano i 5 sensi e forniscono al giovane le più raffinate delizie della vista, dell'udito, dell'olfatto, del gusto, e poi nel giardino più interno quello del tatto. Quindi è un percorso, anche qui, guardate che ha un significato anche quasi filosofico, è un percorso di conoscenza attraverso i sensi, e Marino ci dice chiaramente che il tatto è tra i sensi quello che non tradisce mai. Gli amanti, poi, dopo aver fatto l'esperienza del tatto, sono congiunti in matrimonio da Mercurio e quindi vivono il loro momento di estasi e di amore. Adone e Venere si recano poi nell'isola della poesia, dove incontrano un pescatore che è proiezione dello stesso Marino e dove viene introdotta una rassegna di poeti greci, latini, italiani. È chiaro che questo non c'entra niente con la vicenda, è una digressione. Dall'isola della poesia, Adone, guidato da Venere e Mercurio, intraprende una sorta di viaggio dantesco nei cieli più vicini alla Terra. Luna, Mercurio, Venere. Sulla Luna Adone visita la grotta della natura, su Mercurio il palazzo dell'arte, in cui sono raccolti gli esemplari di tutte le future invenzioni e di tutti i libri importanti, anche quelli che in futuro sarebbero stati perduti. E in una digressione a proposito del cannocchiale, il poeta elogia Galilei.
Vedete qui questa moltiplicazione, no, delle digressioni in quello che si dice sempre è una sorta di catalogo enciclopedico di tutto ciò, di tutto il reale, di tutto ciò che esiste nella realtà, di tutto ciò che esiste nella natura e di tutto ciò che esiste anche nella letteratura. È un catalogo quasi davvero enciclopedico di tutto ciò che esiste, sia appunto nella realtà naturale che nella realtà della finzione letteraria, che viene tutto raccolto in questa esplorazione che Adone fa del mondo della natura e del mondo dell'arte. Anche perché i critici ci dicono che davvero Marino, nel suo Adone, ha voluto costruire una grande enciclopedia e ha voluto in qualche modo dimostrare che tutto può diventare ispirazione di poesia, ma poesia nel suo modo caratteristico, cioè la poesia meravigliosa, la poesia che è frutto appunto di una sbrigliata fantasia, che è frutto di questi giochi intellettualistici, metaforici, di corrispondenze, in un piacere espressivo che dovrebbe incontrare il piacere del lettore. In realtà l'Adone di Marino è pressoché illeggibile, proprio perché innanzitutto è estremamente, è troppo grande, troppo vasto, anche a causa proprio di queste continue interruzioni della vicenda narrativa. E in secondo luogo perché è sempre troppo, no? Questa, come dire, carica di metafore, di artifici letterari e retorici. Anche qui, questo riferimento a Galileo, magari appunto poi nell'approfondimento che farò in registrazione leggiucherò, ecco, alcune di, oggi mi limito a, una, a uno sguardo generale, non andiamo sui testi perché sennò ci perderemmo, però ecco una piccola magari registrazione di approfondimento parallelo, proprio come approfondimento, cercherò di farvi vedere qualche frammento. Dicevo, l'elogio di Galileo, Galileo viene visto come il nuovo eroe, il nuovo Colombo, tenete conto che la storia è ambientata ovviamente nell'età mitica, quindi in un'età pre quasi storica, e quindi è tutto visto come una profezia. E allora c'è la profezia di Colombo che esplorerà territori sconosciuti e sarà il grande, no, esploratore innanzitutto dei mari e poi appunto di terre sconosciute, così come Galileo è l'esploratore dei cieli, ovviamente non perché fa l'astronauta, ma perché attraverso il cannocchiale li scruta e li porta a conoscenza dell'umanità. E allora il nostro, nell'elogio di Galileo, il nostro Marino ci dice ancora di più è da celebrare Galileo, perché senza rischi, in realtà ha rischiato, ma ha rischiato per altri motivi, no? Ha rischiato la pelle Galileo, ma per altri motivi. Senza il rischio, per esempio, della navigazione, ha potuto, col semplice strumento del cannocchiale, esplorare i cieli. E questo aspetto del senza rischi è interessante perché anche ideologicamente l'Adone è l'anti-epica. Il genere epico, a partire da Omero fino a Tasso, la Gerusalemme liberata, ha al centro delle imprese guerresche, delle imprese di guerra. L'Adone si vuole proporre, e in questo senso è, anche in questo senso è il ribaltamento del poema epico, si vuole proporre come poema di pace, come poema che non esalta la guerra, esalta la pace e il piacere. Quindi Galileo è un eroe più congeniale perché ha esplorato, ma standosene nella sua stanza, col suo cannocchiale, nel suo laboratorio, col suo cannocchiale, senza i rischi di una navigazione in prima persona. Quindi rientra proprio in questa celebrazione di un mondo che è anti-eroico per eccellenza. Adone non fa niente, Adone non compie nessunissima impresa. Vedremo adesso, continuando a leggiucchiare il riassunto, Adone cos'altro fa?
è quasi passivo in questo percorso di conoscenza, probabilmente più attivo nella notte d'amore con la sua Venere, e poi viene perseguitato dalla gelosia di Marte. Vive le più strane avventure, si trova a diventare anche re di Cipro, ma semplicemente perché vince una sorta di concorso di bellezza, vedete che è proprio il rovesciamento, non so, dei tornei cavallereschi, no? Nessun duello, nessuna impresa, semplicemente un concorso di bellezza, e poi in realtà però appunto diventa vittima sempre di questa gelosia di Marte, che fa innamorare un cinghiale di lui, e il cinghiale, in una sorta di assalto amoroso, non riesce a dominare le sue zanne, a controllare le sue zanne, e uccide il povero Adone. Capite che anche in questa storia c'è l'idea di un personaggio che è l'anti-eroe per eccellenza, e un personaggio, a parte il fatto che appunto il finale è un triste finale, però un personaggio che dimostra esclusivamente l'importanza del piacere. Se compie un percorso di evoluzione, di crescita, quasi addirittura paragonabile al viaggio dantesco, è un percorso di esplorazione dei sensi, di conoscenza proprio sensoriale di tutto ciò che esiste in questa sorta di disordinato catalogo, ma del tutto privo di ogni idea di, invece, crescita spirituale. Quindi, e questo è importante, l'Adone di Marino è l'anti-epica, ma se vogliamo è anche l'anti-Divina Commedia, perché rovescia in senso materialistico, sensistico, e direi proprio sensuale, quello che è invece il messaggio fondamentale della Divina Commedia, cioè il cammino di purificazione di Dante. Finiamo un attimo il riassunto. A questo punto l'idillio si interrompe e diventa, per dare luogo ad una trama avventurosa e romanzesca. Marte, amante di Venere, geloso, lo costringe a fuggire. E guardate che avventure le più strampalate. Entrando nel tronco di un albero di noce dai frutti d'oro, Adone scopre un mondo sotterraneo dominato da una maga che rappresenta le false seduzioni della ricchezza. La maga si innamora di Adone senza essere ricambiata e, tentando di farlo innamorare con un filtro amoroso, lo trasforma in pappagallo. Mercurio lo soccorre e lo fa tornare alle sembianze originali. In seguito Adone è eletto re di Cipro attraverso un concorso di bellezza. Ottiene da Venere il permesso di cacciare in una riserva di belve feroci, dove è ucciso da un cinghiale innamorato di lui, perché è colpito dalla freccia a sua volta di Cupido, un cinghiale inviato da Marte. La conclusione, con i giochi funebri in onore di Adone, segna il passaggio all'attualità. Ai giochi partecipano vari nobili cavalieri che rappresentano la Francia, perché avevo già detto che questo poema viene scritto durante la permanenza di Marino in Francia, la corte di Luigi XIII, a cui è dedicato e a cui Adone viene paragonato. La conclusione, però, davvero buffa, che vi racconterò meglio nella registrazione, la conclusione, l'avevo già accennata, è questa sorta di processo al cinghiale che, poverino, si giustifica dicendo che non è colpa sua se si era innamorato di questa meraviglia di Adone. Faccio ancora due osservazioni. Una riguarda proprio, e va assolutamente sottolineato, l'aspetto di questo percorso conoscitivo attraverso i sensi, che approda appunto al tatto. Ecco, vedremo sempre nella registrazione, lo racconterò meglio, il giardino. Innanzitutto il giardino diviso in cinque zone, no, del palazzo di Venere, è rappresentato quasi come la proiezione di quello che è l'organismo umano. E lì c'è un discorso anche un po' filosofico che
Marino, ma attenzione, non dobbiamo prendere sul serio l'aspetto filosofico o anche ogni tanto l'aspetto moralistico. Anche qui dice la maga, no, che rappresenta le seduzioni della ricchezza, ma è tutto un gioco letterario, eh? È tutto ancora una volta un'esibizione di meraviglie. Ma dicevo, se c'è, no, lì appunto nella rappresentazione del Palazzo di Venere, Marino un po' gioca anche con le filosofie del tempo, col platonismo, eccetera, nel rappresentare quel giardino come la proiezione dell'organismo vivente, del microcosmo, no, del corpo umano, che a sua volta è del tutto corrispondente al macrocosmo dell'universo. C'è tutta un discorso del genere. Ma poi il momento cruciale è appunto la quinta tappa di questo percorso, cioè l'esplorazione del giardino del tatto, no? E lì c'è proprio una precisa sottolineatura della funzione dei sensi in generale e del tatto in particolare. Ieri facendo Lucrezio abbiamo detto, no, la teoria secondo cui la conoscenza parte dall'esperienza sensoriale. Qui davvero c'è un'altra, no? Un'altra attestazione di questa idea, di questa teoria. Ma non è solo la conoscenza che parte dai sensi, è proprio il progresso, cioè come dire, il processo di realizzazione umana, e in questo senso è anti Dante, anti Divina Commedia. Il processo quasi di elevazione di Adone avviene attraverso l'esplorazione dei sensi, attraverso un percorso di piacere. Quindi, attenzione, l'Adone è l'esasperazione, se vogliamo, dell'edonismo rinascimentale. L'edonismo rinascimentale era visto in senso naturalistico. In Tasso l'edonismo era entrato un po' in conflitto, no? Con tutte le sue angosce, tutte le sue preoccupazioni spirituali. Ed era quasi una tentazione, no? Da soffocare, da tenere a freno e a cui abbandonarsi quasi per una istintiva attrazione che poi la ragione e la morale devono reprimere. Qui invece c'è proprio l'apoteosi dell'edonismo, ma vista come occasione appunto di piacere, occasione di meraviglia, occasione di stupore. Quindi davvero, se c'è una morale, se c'è una logica, nonostante poi Marino abbia sovrapposto un'interpretazione allegorica, in qualche modo moralistica di tutto il poema, e allora la tragica fine di Adone verrebbe a dimostrare il fallimento di questa esperienza, no? Chi punta tutto sul piacere non può che cadere vittima del piacere stesso e fare una brutta fine. Però è ovvio che questa è un'interpretazione moralistica che non tiene se noi leggiamo il poema, tant'è che nessuno ci ha creduto a questa interpretazione moralistica e pochi anni dopo la sua pubblicazione il poema viene condannato dalla Chiesa e messo all'indice, perché proprio quanto è di più contrario a quella che è appunto la impostazione spirituale, morale, che la Controriforma cattolica vuole portare avanti. Qui è davvero il punto estremo della esaltazione, della celebrazione dell'edonismo, del piacere attraverso i sensi, che diventano proprio un percorso di maturazione del nostro personaggio. L'ultimissimo aspetto a cui faccio riferimento, poi vi mostro un po' i materiali a cui invece dedicherò un pochino più di spazio nella registrazione, l'ultimissimo, dicevo, riferimento è appunto il gioco con i modelli. Abbiamo già accennato al discorso dell'anti-Divina Commedia, possiamo anche completare il discorso sull'anti-Gerusalemme liberata. La Gerusalemme liberata è un po' l'elemento di confronto con cui Marino nell'Adone si misura, ma si misura per rovesciarlo. Per esempio, vi ricordate tutta la preoccupazione di Tasso per l'unità
strutturale, narrativa, la necessità di inserire elementi di varietà, ma da ricondurre, no? Da riallacciare strettamente con la vicenda centrale. Qui invece è proprio tutto il contrario, non c'è nessunissima preoccupazione, tant'è che quasi si dice l'azione narrativa si perde, si annulla di fronte a questo catalogo infinito di digressioni. Ma ci sono anche alcuni riferimenti più espliciti. Per esempio, prima nel riassunto abbiamo citato il pappagallo. Vi ricordate il pappagallo del giardino di Armida, no? Il pappagallo del giardino di Armida è la tentazione dell'edonismo. Armida è appunto colei che tenta, no? Però, qui invece c'è tutto il contrario. Rinaldo è vittima di Armida, è l'eroe effeminato che perde la sua identità. Adone è un Rinaldo soddisfatto, è un Rinaldo contento, nel senso che non arriva appunto alla sensazione che quello è una forma di degrado, no? A cui è condotto dalla sottomissione ai sensi, dalla sottomissione alla sensualità femminile. Anzi, no? Arriva a vincere, a diventare il re di Cipro proprio grazie alla sua bellezza. Quindi ecco, anche in questi riferimenti espliciti il nostro Marino gioca con il suo modello e lo ribalta proprio nei suoi significati. Però ripeto, non dobbiamo scambiare l'Adone per un trattato, no? Oppure per una polemica di carattere morale. Nulla di tutto ciò, è una grande occasione di meraviglia. Il nostro libro a questo proposito e tanti altri manuali riporta solo un piccolo brano che di per sé nella vicenda narrativa ha una funzione minima, ma che è proprio un'occasione che mi invito davvero a leggere con attenzione, è breve, ben spiegato, con una bella analisi, è proprio una grande occasione di dimostrazione di questa poetica della meraviglia. Prende spunto semplicemente dal fatto che Venere viene ferita da una rosa, da una spina di una rosa, e allora ecco qui c'è una piccola pagina che è una sorta di inno, di elogio alla rosa, che è tutta una fantasmagoria di metafore che si moltiplicano l'una sull'altra come se appunto una ne genera un'altra in continuazione. Il gioco delle metafore è proprio il senso della poesia barocca ed è anche il senso, se vogliamo, di questo ambiziosissimo poema che però ecco ci lascia abbastanza di stucco proprio nel suo eccesso, nella sua esasperazione. Del resto il barocco è in gran parte poetica dell'eccesso, no? Poetica della esagerazione.